Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere qui a questa conferenza stampa in diretta streaming sul profilo social di IOM. Ci troviamo a Palermo dove fra pochi minuti comincerà l'edizione 2023 del convegno nazionale From Orlando to Palermo, News from ACR. ACR è l'American Association for Cancer Research, congresso che si è chiuso pochi giorni fa a Orlando. E come sempre ha riunito i più importanti esperti per fare il punto sullo stato dell'arte della ricerca in oncologia, come sempre il contributo degli italiani è di altissimo livello. IOM, oggi e domani qui a Palermo, organizza questo convegno proprio per approfondire i principali studi presentati in questo congresso, dai nuovi sviluppi nella progettazione dei farmaci oncologici all'evoluzione della biopsia liquida, ai big data, fino alle terapie cellulari. Ne parliamo oggi con il padrone di casa, il professor Saverio Cinieri, presidente nazionale di IOM, e il professor Antonio Ruscio, tesoriere IOM e professore ordinario di oncologia medica proprio all'Università degli Studi di Palermo. Presidente Cinieri, perché IOM ha deciso di organizzare questo convegno? Grazie di questa domanda, Mauro. IOM ha deciso di organizzare questo convegno, che è la seconda edizione, perché nel mandato del direttivo attuale si era deciso di portare direttamente agli oncologi medici italiani le informazioni che derivano da questo importantissimo congresso. Ed è stata sicuramente una politica scientifica premiante, perché sia l'anno scorso a Napoli che quest'anno a Palermo abbiamo la possibilità di raccontare dei dati che sono veramente intriganti, dati anche che si riverberano abbastanza rapidamente sulla clinica. Non vi nascondo tutte le problematiche relative ai vaccini contro il cancro mRNA e alla prima presentazione di un dato clinico, al fatto che ricercatori di tutto il mondo hanno avvicinato il mondo della ricerca di base al mondo della ricerca clinica, per cui la ACR è diventato un congresso altamente competitivo con quelli che fanno poi oncologia medica sui letti dei pazienti. Ricordo che non tantissimi anni fa il congresso della Società Americana contro il Cancro, dell'ACR, era attaccato all'ASCO, quello dei clinici oncologi, nella stessa sede in 24, 48 ore immediatamente precedenti, proprio perché c'era questa contiguità. Poi per motivi di affollamento, di eventi e anche per motivi di dislocare turisticamente più persone in varie città degli Stati Uniti, si era deciso di dividerli. Ecco, IOM ha recepito questa evidenza, questo avvicinamento di nuovo, questo non scollegamento fra la ricerca di base e la ricerca clinica, e per questo abbiamo deciso di onorare con questo evento, ripeto, con quello dell'anno scorso, e probabilmente con quelli che avverranno nei prossimi mandati, di stimolare la partecipazione degli oncologi medici sia in presenza che online. Per questo il congresso sarà anche registrato su questi argomenti. E stiamo imparando dagli errori, nel senso che rispetto alla prima edizione, questa seconda edizione sarà ancora più connessa col congresso dell'ACR, ma spero che ne verranno fuori delle informazioni che sono informazioni importanti per tutti noi oncologi medici. Leggendo il programma, che è stato messo a punto dal comitato scientifico, che ringrazio, si nota chiaramente come ci sono delle informazioni veramente innovative e soprattutto come ci sia una fusione sempre di più fra quelli che sono detti big data, fra quello che è la oncologia di laboratorio purissima, dà come approccio all'oncologia clinica. Per cui sono felice di questa conferenza stampa e sono felice che questo evento abbia luogo, perché sarà un importante bagaglio conoscitivo per tutti noi. Grazie. Al congresso di Orlando sono stati presentati molti studi, in particolare uno coordinato dall'Imperial College di Londra e dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, che per la prima volta indaga la relazione fra immuno-oncologia e diabete, Presidente Cinieri. Sì, è l'evento forse che è più vicino a
quegli argomenti di cui parlavo pochi secondi fa. Alessio Cortellini, che è un collega italiano, che è in questo, primo autore di questo studio, ha dimostrato come nei pazienti con sovrappeso, obesità e diabete ci sia una minore risposta ai trattamenti di quella che è uno dei trattamenti innovativi per la cura del cancro, cioè l'immunoterapia. E l'ha dimostrato in maniera ineccepibile. Ne parleremo in questa conferenza stampa, il cui risultato è finale che, come al solito, lo stile di vita di ognuno di noi è fondamentale per diminuire il rischio di ammalarsi di cancro, oppure una volta che ci si ammala per rispondere meglio ai trattamenti, perché in fondo il diabete, che è spesso, ma non sempre, correlato all'obesità, sono un fattore di diminuire la risposta e quindi ci sembrava importante anche. Perché parliamo spesso di prevenzione primaria e secondaria e terziaria e stile di vita, ribadirlo in maniera evidente in questa conferenza stampa. Professor Russo, perché servono più studi che possano indagare il complesso rapporto fra metabolismo, sistema immunitario e tumori? Allora, questo studio che è stato presentato all'ESIAR è uno studio molto importante perché mette in evidenza quelle che sono le relazioni tra l'interazione tra diabete, obesità, sovrappeso, infiammazione e cancro. Però è uno studio di tipo retrospettivo, quindi è un argomento quindi, di grande interesse, molto dibattuto e che sottende tutta una serie di meccanismi che ne sono alla base. In particolare, in questa interazione che c'è tra diabete, obesità, infiammazione e cancro, si inseriscono molte variabili, soprattutto alla luce, per esempio, dell'inserimento nelle terapie di nuovi agenti anti-inibitori dei checkpoint immunitari. In particolare, questi agenti, questi inibitori di immuno checkpoint si inseriscono in questo sistema complesso, oltre per l'attività di tipo specifica, anche perché nei pazienti che effettuano questo tipo di terapia, spesso per risolvere tutta una serie di tossicità vengono utilizzati i farmaci steroidei. Quindi è necessario fare tutta una serie di valutazioni e valutare tutta una serie di variabili che devono essere studiati in studi di tipo prospettico e multicentrico per cercare di validare tutto quello che è stato ipotizzato nell'ambito di questo studio retrospettivo presentato e pubblicato sulla una importante rivista della Clinical Cancer Research. Ecco, Presidente Cinieri, in questo convegno Aion di Palermo ci sono numerose sessioni previste, Big Data, alla ingegnerizzazione farmaci oncologici, alle CAR-7 nei tumori solidi. Ecco, tutte queste rappresentano nuove sfide nella lotta al cancro. Come spesso abbiamo avuto modo di dire e ribadire, il trattamento globale dell'universo cancro, della patologia oncologica, non è mai fatto di una sola molecola. Io faccio sempre l'esempio, che magari può essere scontato, ma è un esempio che è utile a far capire quello che dobbiamo fare. Immaginiamoci una guerra medievale intorno a un castello. I vari modi di attacco non erano soltanto un'arma, cioè le balestre piuttosto che gli archi, piuttosto che le sciabole, piuttosto che le lance, ma erano un insieme di attacchi che servivano ad erodere il castello, considerando quindi il castello come il cancro, in vari punti, con vari tipi di attacco. Allora, tutte queste conoscenze, che sono una diversa dall'altra, ma vanno tutte poi a fondersi nell'attacco alla cellula cancro. Questo non vuol dire che dobbiamo darle per forza tutte insieme, perché magari alcune volte la tossicità sarebbe superiore all'atteso, ma dobbiamo imparare a usarle in sequenza, dobbiamo imparare a usare magari in sinergia. Abbiamo visto per esempio durante questa SIER, ma l'abbiamo detto più volte, che il vaccino mRNA e l'immunoterapia insieme sono superiori all'immunoterapia, ma abbiamo scoperto nel passato che per alcune patologie la chemio più l'immune è superiore all'immuno da sola. O superare la chemio da sola. Quindi la parte centrale di questo ragionamento è il fatto che vari sistemi di aggressione al cancro possono essere fatti o in sequenza o insieme, o in sequenza e insieme a seconda delle situazioni per cercare di sconfiggere questa terribile malattia.
Professor Lusso, in questo convegno si parla anche dell'evoluzione della biopsia liquida. Lei è uno dei massimi esperti mondiali di biopsia liquida. Ecco, quali sono le sue attuali indicazioni approvate in Italia e in futuro potrà essere utilizzata anche per le diagnosi precoce dei tumori? Allora, la biopsia liquida si continua a mantenere questo hot topic, quindi è un argomento molto caldo che è stato affrontato con un numero notevole di presentazioni anche nell'ambito di questo evento dell'ESIAR. Ah, dobbiamo però distinguere indicazioni di tipo clinico con indicazioni di tipo sperimentale. Le indicazioni di tipo clinico allo stato attuale sono essenzialmente legate al tumore polmonare, non a piccole cellule. E in questo caso abbiamo un'indicazione che è legata al tumore, il non small cell lung cancer, di tipo metastatico. Abbiamo un'indicazione, un primo scenario che è legato al tumore non a piccole cellule, metastatico, naive, cioè che non è stato sottoposto a trattamenti in cui dobbiamo fare una diagnosi molecolare per identificare la terapia mirata più adeguata, e in questo caso si viene effettuata la biopsia liquida quando il materiale che abbiamo a disposizione, circa il 30% dei casi, non è idoneo, non è adeguato o insufficiente. Oppure un'altra situazione è quella durante il monitoraggio del tumore, cioè un tumore al polmone che ha fatto una terapia EGFR-TKI, in questo caso durante il monitoraggio dobbiamo vedere se c'è l'insorgenza di una mutazione resistenza. È chiaro che questo è in relazione all'utilizzo dei TKI di prima e seconda generazione e quindi per passare poi uno switch con gli indicatori di TKI di terza generazione. È chiaro che questa indicazione si va perdendo perché ormai c'è un utilizzo sempre più ampio dei TKI di terza generazione. Ma non solo, c'è ora un'indicazione nuova e sono state presentate la scorsa settimana nuove raccomandazioni IOM per quanto riguarda la prostata e in particolare il test BRCA. Sappiamo che con lo studio PROFOUND c'è un'indicazione nel carcinoma della prostata metastatico all'utilizzo dell'identificazione come marcatore predittivo il test DRCA. Sappiamo che in prima istanza dobbiamo effettuare questa caratterizzazione a livello del tessuto, però in circa il 30% dei casi questo materiale anche in questi casi è insufficiente, è inadeguato. Allora, per non sottoporre il paziente a un'ulteriore biopsia di tipo tissutale, possiamo ricorrere sicuramente a una biopsia di tipo liquido. Grazie, andiamo avanti, stanno arrivando alcune domande dalla rete. Ecco la prima della mia amica e collega Manuela Correa Lanza che saluto e che chiede, per i pazienti con diabete tipo 2 dunque, quale trattamento è privilegiato in alternativa all'immunoterapia, che pure sarebbe magari indicata per le tipologie di tumore? E ci sono evidenze di una minore efficacia dell'immunoterapia anche per i pazienti con diabete di tipo 1? O tale minore efficacia è correlata solo al diabete legato all'obesità? Grazie e un caro saluto. Un abbraccio Manuela, Saverio e professor Russo. Sì, per adesso il dato che conosciamo è quello dello studio di Cortellini che è stato pubblicato sulla rivista ufficiale di ACR, che è Cancer Research, e quindi è il dato su cui possiamo parlare. È ovvio che saranno fatti tutti gli studi sugli altri tipi di diabete, perché come ha colto brillantemente l'amica giornalista Correra, il concetto centrale è proprio il diabete, non è l'obesità, anche se l'obesità e il diabete sono correlati, anche perché esiste anche il diabete e l'obesità. Sono necessarie sicuramente ulteriori ricerche, ma questo è il primo studio che dimostra in maniera ineccepibile, anche da un punto di vista corretto scientificamente, questa correlazione. Manuela, abbiamo bisogno di studi, ma proprio per questo lanciamo e abbiamo scelto questo lavoro come evidenza scientifica tutta italiana, o prodotta comunque da un collega italiano, per cercare di dimostrare, di far vedere come si sta evolvendo la ricerca clinica sul cancro nel mondo. Ed è un'ulteriore conferma a Saverio del fatto che scorretti stili di vita hanno un'incidenza ovviamente in modo rilevante sulla genesi del tumore, ma anche poi nelle terapie. È una conferma ulteriore, lo stile di vita, il comportamento non corretto dal punto di vista dello stile di vita ha
aumenta il rischio di cancro, diminuisce il rischio di efficacia della terapia, aumenta il rischio di recidiva della malattia. Questo succede in tutte le patologie. Fino a qualche anno fa, anche nelle lezioni agli studenti, raccontavamo che ciò valeva soprattutto per le malattie con espressione ormonale, una mella, una prostata. In realtà ci siamo accorti nel tempo che vale per tutti i tipi di cancro. E il fatto che non soltanto rischio di più che mi venga, rischio che rispondo, rischio che mi ritorni quando magari l'ho sconfitto, se non mi modifico il mio stile di vita, questa notizia è quella che completa il tassello. Alcune terapie funzionano di meno proprio perché io non ho controllato il mio stile di vita. Questo è fondamentale. Potete aggiungere un'altra cosa? Devi. Questo è uno studio retrospettivo. È chiaro che dobbiamo avere evidenze di diverso tipo, come sottolineavo prima, su studi prospettici di tipo multicentrici, e questi ci potranno dare delle indicazioni ben precise per se cambiare o meno questo, o switchare o cambiare l'atteggiamento nei confronti dei pazienti diabetici che nella maggior parte dei casi sono obesi o sottopeso. Ecco, sempre di più, Antonio, ci sono questo set di pazienti spesso anziani, polipatologici, che vengono colpiti anche da tumore. Quindi in questo caso indaghiamo pazienti con diabete. Non c'è dubbio però che sempre di più, se per alcune forme la neoplasia diventa cronica, deve confrontarsi anche con altre patologie croniche. E quindi è importante che ci sia sempre un approccio di tipo multidisciplinare nei GOM, dove c'è un confronto non solo con gli oncologi ma con i medici interni in questo caso e con tutti quegli specialisti che sono coinvolti in questo tipo di patologia, per avere un approccio di tipo terapeutico il più corretto possibile. I GOM, ricordiamo, sono le best unit. GOM sono i gruppi oncologici multidisciplinari, che non sono solo sono le breast unit, ma i GOM sono anche nell'ambito delle altre patologie, polmone, colon retto, eccetera, eccetera. Ovidio? Sì, se posso aggiungere un'altra cosa che dico spesso, ma mi sembrava importante ribadirla anche in questa situazione. L'immunoterapia, ma comunque le nuove terapie contro il cancro, hanno permesso agli oncologi medici di riaffermare il proprio ruolo centrale sul paziente, nel suo intero. Per capirci, le tossicità in corsa con l'immunoterapia ci fanno sempre più ragionare adesso con gli endocrinologi, con gli pneumologi, con gli oculisti, con specialità con cui non con i nefrologi, con specialità con cui non avevamo punti di contatto importanti, perché erano punti di contatto sporadici su pazienti comunque coinvolti in più patologie. Invece proprio le nuove tossicità, le nuove frontiere, i nuovi trattamenti hanno fatto sì che ci sia creata una correlazione in tutti gli ospedali molto forte all'interno non soltanto dei gruppi multidisciplinari, ma proprio nei rapporti fra colleghi, che hanno fatto aumentare la cultura, fra virgolette, medica in senso generale di tutti gli specialisti coinvolti. Questo è importante perché per uno come me, che nasce in una clinica medica, quindi ha la specialità in medicina interna e poi in oncologia, a riaffermare la centralità e l'importanza della clinica in genere, della medicina in genere sui nostri pazienti è un bellissimo risultato. E le nuove molecole, i nuovi approcci terapeutici ci stanno consentendo di fare questo. Esistono, e concludo, dei gruppi di colleghi, per esempio uno è il gruppo coordinato dal professor Silvestri dell'Università degli Studi di Messina, consigliere nazionale AIOM, che sono quelli con gli endocrinologi, con i diabetologi, che stanno producendo raccomandazioni importanti e tante pubblicazioni scientifiche sulla necessità di lavorare insieme. Ricentralizzare sul paziente le nostre conoscenze di varie specialità, intendo, è uno degli obiettivi e uno dei risultati più belli che la scienza moderna sta ponendo a disposizione degli oncologi medici. Ecco, questo è un punto interessante, Antonio, perché da un lato si va sempre più verso la microspecializzazione, andiamo a cercare la mutazione, interveniamo solo su quel tipo, quindi il vetrino diventa sempre più rilevante, dall'altro lato però la visione olistica del paziente è ancora determinante. Sì. Volevo ribadire un concetto che quando mi hai fatto la domanda sulla biopsia di guida non ho affrontato, nel senso che quando noi parliamo di biopsia
biopsia liquida. Facciamo sempre un confronto con la biopsia tessutale. In che senso? Che quando parliamo di tessuto, noi abbiamo una fotografia del tumore in quel determinato momento, quindi abbiamo quelle che sono le caratteristiche del tumore in quell'istante. Mentre con la biopsia liquida, quindi proprio in rapporto a quello che stai dicendo, abbiamo una visione diversa, è un video, è un film che vediamo del tumore, quindi con tutte le alterazioni che si susseguono, quindi facendo un monitoraggio possiamo intervenire nella terapia di quel determinato paziente facendo uno switch nella terapia in relazione a delle resistenze che possono insorgere in circolo, che possono essere anche significative, che possono darci dei risultati importanti dal punto di vista della prognosi di quel determinato paziente. Ecco, questo è un elemento davvero importante. Arrivano altre domande. Il collega Antoni che dice, chiede al Presidente, AIFA ha pubblicato 2 giorni fa il bando sulla ricerca indipendente. Oggi solo 1/5 degli studi sono no profit. È solo un problema di risorse, Presidente? Non solo, grazie per questa domanda, è un problema anche di attitudine, per tutta una serie di motivi, pandemia compresa, ma non solo. La ricerca clinica indipendente in questo paese ha avuto sicuramente un ritardo. Molta parte della ricerca è stata quella sponsorizzata dalle compagnie del farmaco, peraltro ci ringraziamo perché ci permettono di portare le molecole innovative al letto dei nostri pazienti. Ma ci sono tutta una serie di problematiche legate a quella appunto cosiddetta ricerca clinica indipendente che languivano. Il bando AIFA per ben 7,5 milioni di euro su 3 patologie importanti come il polmone e la prostata e il tumore al rene, non mi ricordo mai la terza, grazie direttore, fanno sì che ci sia un nuovo stimolo e un nuovo sviluppo. Ricordo anche che AIOM ha tra le sue emanazioni la FIGO, che è la Federazione Italiana dei Gruppi Oncologici Cooperativi, che è una vecchia idea di precedenti direttivi in cui si era deciso di mettere insieme tutti i gruppi operativi di oncologia che si occupano di ricerca in oncologia. E proprio ieri, durante il direttivo di FIGOG che ho svolto qui online da Palermo, raccontavo come questa disponibilità di AIFA, una disponibilità che va innanzitutto, noi plaudiamo a questo, l'abbiamo fatto in un comunicato stampa ed è presente anche sui nostri social, ma va sicuramente seguita, perché è una di quelle strade per cui la fantasia, lungimiranza e anche la protervia dei ricercatori italiani possono dare il meglio di sé. Questo è importante, Antonio, il collega ricorda la domanda, quindi se la biopsia liquida può essere utile nella diagnosi precoce dei tumori. Sì, hai ragione, perché prima tu me l'avevi chiesto, ma io nel parlare della biopsia liquida ho dimenticato questo aspetto. Allora, in prospettiva ovviamente sarà in un prossimo futuro utile nel diagnosi precoce. Devo dire che allo stato attuale no. Ci sono stati 2 grossi studi pubblicati in letteratura, uno è il Cancer Seek che utilizzava il ctDNA e altri biomarcatori, ma anche in questo caso la sensibilità era molto alta soltanto negli stadi avanzati e non negli stadi precoci o negli stadi iniziali. E poi all'ultimo ESMO è stato presentato un altro studio, il Pathfinder, dove si è visto che sono stati studiati i profili di metilazione del DNA e in questo caso praticamente c'era una sensibilità che era più alta, ma non tale da identificare tumori proprio allo stadio iniziale. Grazie, abbiamo ancora 7 minuti, poi dobbiamo chiudere perché comincia il congresso. Una domanda al collega Antonio, al Presidente, si parla anche di cartine e tumori solidi. Quali sono le prospettive di utilizzo oltre che nelle neoplasie ematologiche? Siamo tutti molto pronti a ascoltare la relazione della professoressa Grati di Roma, che ricordo essere la prima collaboratrice di Franco Locatelli, che è un amico di AIOM, che forse per primo in Italia ha portato la problematica delle cartine ai pazienti ematologici. Ricordo a tutti che Franco Locatelli è un emato-oncologo e le prospettive ci saranno sicuro. La tecnica è una tecnica complessa che non può essere svolta in tutte le istituzioni. Per questo motivo gli ematologi sono messi d'accordo regione per regione dove poter svolgere questo tipo di trattamento. Sicuramente da un punto di vista metodologico, anche nei tumori solidi, la tecnica CAR-T, che ricordo essere una tecnica
che va a disegnare la terapia sul singolo paziente, con le cellule del singolo paziente, può essere una metodica utile. Scopriremo oggi i risultati di quello che si è visto all'ACR, ma i risultati clinici. Ci sono alcune patologie in cui già da alcuni anni si parla di possibilità di trattamento con le CAR-T, per esempio nel melanoma, ma vedremo appunto oggi se ci sono novità. L'insieme di terapie che abbiamo a disposizione, e nascono tutti dal filone dell'immunoterapia, che sono appunto i vaccini, l'immunoterapia, le CAR-T, lo stimolo della risposta immune del nostro organismo all'aggressione di cellule, quelle del cancro, che normalmente non vengono aggredite perché non sono riconosciute come estranee al nostro corpo. Dicevo, questi insieme di trattamenti sono sicuramente un punto di svolta. Non vi nascondo che dico questo con emozione. Io ho iniziato da studente di medicina presso la clinica medica dell'Università degli Studi di Perugia, il mio percorso che poi mi ha portato ad essere adesso presidente di IOM, in un piccolo laboratorio in cui facevamo sperimentazione sulle cellule NK, sulle cellule della difesa immune. Cercavamo di capire perché le cellule NK non si attivano nei confronti delle cellule del cancro, proprio perché non venivano. Quindi cercavamo di stimolare in laboratorio le cellule NK, che sono quelle della difesa, a aggredire le cellule neoplastiche, perché normalmente non lo fanno, perché la cellula neoplastica, ribadisco, che è una cellula mutata all'interno di ognuno di noi, non viene riconosciuta come estranea. Bene, quello era il santo graal allora della ricerca in laboratorio. Non siamo ancora riusciti a trovare il santo graal, ma siamo vicinissimi a trovare tanti punti di contatto con questo santo graal, e abbiamo tante terapie, alcune già assolutamente in uso comune, che sviluppano quel vecchio concetto. Ripeto, sono passati più di 20 anni e con orgoglio dico che era bello allora ipotizzare, ma è bello ora vedere i risultati. Ultima domanda per il professor Russo. Nel convegno si parla molto anche di big data. Quanto questi big data possono essere utili nella pratica clinica? Allora, i big data potrebbero essere utili in prospettiva, potrebbe essere in futuro utilizzati specialmente nei meccanismi dell'intelligenza artificiale, e penso che in rapporto a queste nuove conoscenze potremmo migliorare ancora l'approccio terapeutico e l'approccio diagnostico dei nostri pazienti. Un commento su questo, l'utilizzo dei big data, Saverio? Beh, sai, tutto quello che di cui si è parlato in questi giorni, anche di chat GPT-4, va in quel senso. Noi non possiamo fermare quello che ormai è nei fatti evoluzione. I big data sono fondamentali, perché sono fondamentali per capire in realtà quello che succede su grandi numeri, come non possiamo fermare chat GPT-4 per lo stesso identico motivo. L'intelligenza artificiale, i big data, le nuove evoluzioni saranno pane quotidiano per i nostri figli, ma sicuramente saranno magari già superate per i nostri nipoti. Quindi dobbiamo imparare a conoscere queste situazioni, a gestirle e a parlarne sempre di più, perché ogni mattone, e lo dico sempre questa frase, mi piace ribadirla, ogni mattone costruisce il muro della conoscenza. Grazie, 13:43, dobbiamo chiudere perché partono i lavori. Grazie a quanti ci hanno seguito, vedo anche molti commenti anche su Facebook. Grazie al Presidente Nazionale Cinieri, grazie al Professor Russo, tesoriere AIUM e padrone di casa ordinario all'Università di Palermo. Grazie a quanti ci hanno seguiti, buona giornata.